un'altra preghiera eliminata. Vieni, Dio, la leggo direttamente in italiano, vieni Dio eterno, onnipotente, santificatore, e benedici questo sacrificio preparato in onore del tuo santo nome. Si noti che la richiesta a Dio di benedire questo sacrificio non sembra affatto accordarsi con l'idea che noi non domandiamo la benedizione di Dio sul pane, quindi una contraddizione che anche questa è stata eliminata eliminando la preghiera. Sono state eliminate tutte le preghiere che nell'ordo di San Pio V accompagnano l'incensazione delle offerte dell'altare, così il sacerdote non benedice più l'incenso, come non invoca più San Michele, Arcangelo, tutti gli eletti, non offre più l'incenso a Dio, eccetera. Tutte cose che i riformatori considerano superflue, ripetitive, non necessarie, secondo la loro visione del mutamento antropologico che avrebbe subito l'umanità, non più in grado di capire questi concetti antiquati. Poi la preghiera è stata eliminata anche la preghiera finale alla Santissima Trinità, che in italiano dice: accetta Santissima Trinità, suscipe Santa Trinitas, questa offerta che facciamo in memoria della passione, della resurrezione e ascensione di nostro Signore Gesù Cristo e in onore della Beata Sempre Vergine Maria, del Beato Giovanni Battista e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di questi e di tutti gli altri Santi, affinché ad essi sia onore e a noi salvezza, ed essi si degnino di intercedere per noi in cielo, mentre noi ne celebriamo la memoria in terra, per i meriti del medesimo Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Questa preghiera insiste sul fatto che il sacrificio della Messa è offerto alla Santissima Trinità. E se consideriamo che oltre alla sua eliminazione è stato dovunque ridotto il numero delle invocazioni alla Santissima Trinità, possiamo realmente temere che il nuovo sordo si risolva, conduca volutamente o meno, ma tutti questi indizi fanno propendere per una esplicita o implicita volontà a una diminuzione della fede del principale dogma cattolico, che è quello trinitario. Inoltre, osserviamo che è stata eliminata la preghiera di intercessione alla Madonna e tutti i santi, anche questo per avvicinarsi al rito luterano, che come sappiamo ripudia l'intercessione della Madonna e dei santi. E infine, il nuovo offertorio ha conservato l'orate fratres, il sacerdote si rivolge al clero presente, questi sono i fratres, dicendo: pregate fratelli perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. E l'assemblea risponde: il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Questa preghiera parla sì del sacrificio, ma non dice in nessuna parte che si tratti di un sacrificio propiziatorio, e per questo i modernisti non l'hanno toccata. Infine, osserviamo che anche nel prefazio, di cui parleremo la prossima volta, il prefazio della festa della Santissima Trinità, che viene recitato comunemente nel tempo dopo la Pentecoste, è stato ridotto alla sola festa della Santissima Trinità, in modo che venga recitato una sola volta nell'anno liturgico, sempre per lo stesso motivo, nella stessa direzione, per ridurre il più possibile qualsiasi riferimento a questo che, ripetiamo, è il principale dogma cattolico.